Se da un lato si continua a discutere sull'obbligatorietà del Green Pass per docenti ed operatori scolastici al rientro in presenza per l'avvio del nuovo anno scolastico, dall'altro tiene banco l'aumento degli organici. Proprio in questi giorni il MIUR ha comunicato i numeri delle immissioni in ruolo del personale ATA in Abruzzo. I posti disponibili sono 650, ma gli ammessi in ruolo saranno solo 284. Non va meglio sul fronte insegnanti. 112.473 assunzioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021-2022. Per l'Abruzzo è previsto un contingente di 1.578 nuove assunzioni di docenti a tempo indeterminato, che verranno effettuate con una procedura completamente informatizzata. Le assunzioni previste però non basteranno per dare risposta alle esigenze di stabilità e organico delle scuole abruzzesi, spiega la CGIL. I numeri annunciati serviranno a malapena a garantire il turnover e in molti casi si tratta di posti non assegnati nelle precedenti tornate di immissione in ruolo. Secondo le nostre stime, prosegue il sindacato, come avverrà a livello nazionale, potrebbero rimanere scoperte un terzo delle cattedre rispetto al totale autorizzato. A pagare il prezzo più alto potrebbero essere ancora una volta gli alunni più fragili. Infatti, secondo le prime stime, per gli insegnanti di sostegno dovrebbero essere 2.494 i docenti assunti come precari e di conseguenza, visto il rapporto medio in regione di circa un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili, a circa 5.000 di questi non viene garantita la continuità dell'azione didattica ed educativa del docente. Colpite anche le segreterie scolastiche, già provate dagli enormi carichi di lavoro e dal numero inadeguato di risorse umane, con una carenza di 41 direttori amministrativi, pari al personale di oltre il 20% delle scuole abruzzesi. A questo si aggiunge la mancanza di stabilizzazione per 133 assistenti amministrativi. Per garantire la frequenza in classe in presenza e in sicurezza, spiega la CISL Scuola Abruzzo Molise, sarebbe indispensabile da subito l'assegnazione alle scuole, anche per tutto il prossimo anno scolastico, dell'organico aggiuntivo Covid. Lo scorso anno furono assegnati circa 1.700 posti nella nostra regione, oltre ad auspicare un intervento di tutti i rappresentanti politici abruzzesi a richiedere al governo le effettive risorse umane necessarie e la concreta possibilità di costruire una scuola di qualità, eliminando la precarietà. Tutto questo in un contesto scolastico con tanti studenti che non potranno mai essere vaccinati per diversi motivi. Per difendere la scuola in presenza, come annunciato dal governo nazionale, bisogna intervenire garantendo il distanziamento, abolendo le classi pollaio, confermando l'organico straordinario e poi sciogliere il nodo relativo ai trasporti e quello riguardante la gestione delle quarantene, cercando di effettuare uno screening costante e garantire il tracciamento.